Palazzo Reale, uno dei magnifici edifici storici di Genova, facente parte dei 42 Palazzi dei Rolli, divenuti patrimonio dell'UNESCO. Milan, certo che questa location è veramente incredibile. Avevi mai fatto un'intervista dentro un museo? Proprio intervista direi di no. Sono stato ai diverse sale che come queste te lasciano senza le parole, però l'intervista penso di non aver ancora fatto. E anche senza le telecamere ti piacerebbe visitarli? Ti piace? Cosa fai nel tempo libero? Che hobby hai di solito? Non posso dire che la visito così frequentemente, però ogni tanto sì, mi piace. Senti, è proprio un peccato che tu sia arrivato a Genova in un momento così particolare, però avrai già avuto modo di capire un po' che città meravigliosa è questa. Cosa ti ha colpito di più di Genova? Il mare, i monti subito dietro, magari la cucina, il pesto? Un po' mi sono viziato nelle città dove sono stato, come Firenze e Roma. Quindi la Genova ancora penso di non averla percepito nella propria bellezza, nella propria importanza e bellezza che c'ha. Preso un appartamento dal quale c'ho la vista a mare e c'ho la vista a montagna, quindi ora l'inverno che è passato è stato veramente splendido perché c'ho mare da una parte e poi guardo le montagne dove c'è neve che sono bianche, è una scena bella che mi fa bene, cioè mi fa partire la giornata in modo giusto. È proprio la chiave, mare e monti, guarda, sì. Bellissimo. Senti, a Pegli però, un pochino a casa, ti sarai sentito da subito. Ora ti diamo questo tablet dove tu vedrai questo tweet del Genoa. Guarda un po'. Senti, ce lo racconti il vento dell'est che soffia al Signorini? Direi che piano piano sta diventando un po' importante, sempre un pochino più importante, visto che siamo un paio di noi che comunque riusciamo a dare la mano alla squadra e di portarla a Genova dove dovrebbe esserci, no? Ma a proposito di social, i tifosi ti cercano su Twitter, su Instagram, però tu non ci sei. Come mai? Perché sono al Porto Antico, vado a fare la spesa a Italy, perché sono in passeggiata su Corso Italia con la famiglia. E comunque non sono mai stato uno dei social. Non direi che sono antisocial perché credo che porta i vantaggi anche averlo e usarlo. Senti, ma anche se quindi non li segui sui social, i tuoi compagni, chi sono quelli con i quali hai legato di più anche fuori proprio dal campo o negli spogliatoi o quelli con i quali parli proprio il linguaggio calcistico durante le partite? Per gli stranieri, quando si trovano nelle nuove città, nuove società, automaticamente cercano qualcuno che parla nella stessa lingua, che forse anche sotto la conoscenza è la mentalità simile, quindi magari se si indirizza in questo senso. Comunque con i ragazzi come Piazza, Zaitz, Pandev certamente, Radovanovic, con quali parlo proprio la stessa lingua, è più facile sin da inizio. E invece proprio la lingua calcistica nel senso in campo, con chi è che hai proprio più intesa in assoluto? Mi sento bene con Micha e con Piazza, no? Mi sento bene con Kevin, ovviamente, che Kevin si sente bene con i tutti perché è un giocatore che ha un'intelligenza in campo altissima, quindi a volte veramente basta seguirlo. Comunque, cioè, Mattia Destro, Eldor, come ha detto Valon, Nico, Mele, ci sono ragazzi che giocano accanto di me, quindi anche durante gli allenamenti siamo spesso vicino uno all'altro, quindi si trova l'intesa durante il processo, diciamo. Quali sono secondo te i cambiamenti che ha portato mister Ballardini e anche poi tutto il suo staff, insomma? Loro hanno portato nuova aria, però parlare di tutto quello che hanno portato, già vai a parlare male dell'ex allenatore, che non è stato sicuramente solo lui colpevole per gli
per i risultati che avevamo. Comunque con l'arrivo di Mr. Ballardini, anche noi forse eravamo il momento in quale abbiamo capito che veramente forse l'ultimo treno a prendere. 7 punti a fine di dicembre, se non ti dai una sveglia, sei in Serie B a febbraio. Senza assolutamente diminuire veramente l'importanza di arrivo di Mr. Ballardini, che è stato fondamentale per il gruppo, ma anche per tanti noi, anche per me personalmente. Senti, però voglio nominarti un film in particolare. L'hai visto Django di Quentin Tarantino? Sì, l'ho visto qualche anno fa. Ok Milan, allora c'è una scena che io vorrei farti rifare, te la facciamo vedere e poi mi piacerebbe che tu ce la rifacessi, però con il tuo cognome. Guardiamola. Come ti chiami? Django. Sai come si scrive? D-J-A-N-G-O. La D è muta. Django, appunto, fa lo spelling del suo nome e dice una volta per tutte la D è muta. Sì. Facci tu lo spelling del tuo nome, così per una volta capiamo bene come si pronuncia e nessuno sbaglia più, dai. B A D E L. Perché da noi L e J insieme è L. Ok, quindi la J. Se vogliamo veramente andare in discorso di Django, diciamo che Jane è muta. La J è muta. Perfetto, guarda, perfetto, perfetto. Senti, è strano a dirsi, ma tu hai già segnato sotto la gradinata nord, tra l'altro piena di tifosi, però indossando la maglia della Lazio. Ti ricordi come andò a finire quella partita? No, non mi ricordo come è finita. Mi ricordo fino al momento in cui ho fatto gol. Non lo so chi ha fatto. Ho fatto un brutto gol per 2-1, qualcuno dei ragazzi di Genova. Qualcuno. Te lo ricordo io, guardiamo il video. Sì, ha fatto gol Mimo. Gli faccio complimenti. Mi ha rubato il momento di... Allora vedi che te lo ricordavi bene. Certo, no. Ormai non è che segno troppi gol, non arrivo alle cifre di Pandev o mica quelli altri, però sì, quindi i miei gol per forza mi ricordo. Ora ti faccio vedere un altro video, però non ti spoilerò assolutamente niente. Guardiamolo. Milan, hai fatto tunnel a Messi? È capitato a Messi, perché non lo so che è successo. Per così, lui, proprio, in un attimo. Lui ha deciso di fare la fase difensiva in questo momento, che lui è strepitoso in fase offensiva, però fase difensiva forse. E quindi, non lo so se poi dopo ha provato a fare qualche altra volta. Non sto scherzando, non è... In quella situazione sinceramente non neanche guardavo chi c'è, ho provato a fare la giocata che mi sembrava in questo momento unica, visto che la palla è ribalzata un pochino, quindi alla fine è andata bene, non mi lamento. Ok, senti, parlando ancora un attimo di nazionale, siamo a Palazzo Reale e abbiamo un cavaliere, giusto? Quasi, sì, sì. Perché il governo croato, proprio al termine dei mondiali in Russia, ha conferito a te e ai tuoi compagni un'onorificenza molto importante. E quindi intanto volevo chiederti un po' che ricordi hai di quell'avventura nel 2018 e volevo anche dirti se devo darti del lei o del voi, visto che siamo insomma in presenza di una persona con un titolo così importante. Io preferisco che rimaniamo a... Continuo a darti del tu? Sì, sì, sì. Va bene, no, perché sai c'è anche il trono dietro. Sì, insomma. Però io sono qua come un peso, non ce ne sono... non è stata veramente l'esperienza l'unica, vorrei credere che si può ripetere, visto che ci sono europeo fra qualche mese, poi insomma, vorrei credere che si può ripetere, però sono veramente molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto sia noi in Russia, la squadra in Russia, come semplicemente come tutto il paese, perché
perché nel ritorno c'era 500.000 che ci aspettava in percorso di 15 chilometri che sono da aeroporto alla piazza, sì. C'è una piazza del popolo, si chiama Tribana Jelačić, però okay. C'è una piazza del popolo in Zagabria, quindi in percorso di tutto il torneo l'abbiamo sentito tutto il paese dietro di noi, ma l'abbiamo sentito veramente. Cioè, pensare ora a questo, tornare ai ricordi, mi vengono i brividi, perché è stato surreale, veramente è stata una roba pazzesca. Sembrava di sognare. Infatti ora che penso sembra un sogno. No? Senti, il 2018, a proposito di emozioni forti, non è stato solo l'anno del Mondiale, ma è anche l'anno in cui è nato tuo figlio, Giona Davide, che porta un nome anche particolare e significativo. Hai voglia di spiegarci perché? L'abbiamo chiamato Iona perché sia moglie a me, cioè, piace tanto il nome, sì. E poi abbiamo aggiunto successivamente, dopo la scomparsa di Davide, il secondo nome come un ricordo a lui, perché il legame che abbiamo creato a Firenze era molto forte fin questo momento è stato, diciamo, per la fortuna mia, l'unica persona che tenevo così vicino che si è mancata. Gli hai reso omaggio? Sì, tenerlo vivo, diciamo, comunque rimarrà sempre vivo, per me rimarrà sempre vivo, anzi è più vivo lui che tante altre persone che sono ancora con i piedi a terra. Comunque così l'ho vissuto, ricordarlo. Grazie mille, Milan. Grazie a lei. Thank you.